si aprirà domenica 5 luglio alle 18.30 a Ceraso la settimana di arte e cultura itinerante nel territorio Angeli nel cielo del Cilento. Ideata dall'associazione Il Giardino dei Ciliegi, questa terza edizione segna la definitiva integrazione nel cartellone comunale di Ceraso. La seconda edizione invece ha visto questo percorso parallelo delle due parti, dell'associazione e dell'amministrazione, verso l'unico obiettivo, quello di diffondere questo messaggio culturale che partiva da Ceraso e, come vuole la stessa dicitura della manifestazione, lo stesso titolo, Angeli nel cielo del Cilento, intende travalicare questo territorio per diffondere questo grosso messaggio culturale anche fuori dai confini cilentani. Ecco, perché Angeli nel cielo del Cilento? Perché poi, da quello che ho capito, è ripreso quella figura di Angelo che sta nel rosone centrale della chiesa, se non mi sbaglio. Sì, che sta, sì, nella, sono delle tele collocate nella volta a botte della navata centrale della chiesa. Sì, l'angelo, perché è portatore di messaggi positivi, di messaggi umani che vogliono invece sempre più avvicinarsi al divino, a Dio. Non è soltanto poesia, non è soltanto arte, ma è anche letteratura, è spettacolo, è teatro, è tutto ciò che rappresenta la conoscenza, il sapere, la curiosità dell'uomo. Una delle serate sono tutte interessanti, ma una a cui tengo particolarmente è quella leopardiana. Diciamo che replichiamo un po' una serata che abbiamo realizzato nella scorsa edizione con Anna Maria Pinedo, che è una traduttrice in spagnolo dei canti di Leopardi. E poi abbiamo il professor Nicola Ruggero, che abbiamo avuto l'onore di avere l'anno scorso, un professore di Torre del Greco, che è un maggior collezionista sul territorio italiano, e non soltanto nazionale ma anche internazionale a questo punto, di Leopardi. Lui colleziona di tutto, possiede il calco fatto in punto di morte da Gemito, dallo scultore Gemito di Leopardi, del viso di Leopardi, che veramente qualcosa di molto interessante, anche degli inediti, possiede degli inediti, ed è una persona veramente che vale la pena seguire, ascoltare, appassionerà.